Ho iniziato in questa città. Qual è stato il mio percorso? Ho iniziato in una scuola genovese che è la Quinta Praticabile, che è una scuola amatoriale, che però è un crocevia di persone appassionate, no? Che mi hanno appunto poi innestato tanto, tanto amore per questo mestiere. E ho iniziato così, per poi perdermi in un percorso adolescenziale e riniziare dopo una chiacchierata con un mio, perché io facevo pasticcere, cioè ho provato a intraprendere quella carriera là, da Rocco d'Arrigo, che è un'istituzione che saluto, e sì, e poi dopo una chiacchierata con un mio amico mi ha detto: perché non torni, vai a Roma e provi a fare della tua passione un lavoro? E poi insomma una serie di cose, sono andato a Roma, ho iniziato un'accademia privata per poi lasciarla, conoscere un professore, anche egli genovese, Giuseppe Argirò, è andato a 19 anni a Roma per tentare la stessa carriera, e sono entrato successivamente al centro sperimentale di cinematografia. È tanta l'emozione di essere qua, e poi insomma i primi progetti fino ad arrivare all'ultimo film con Denzel Washington, e ci saranno tante altre belle cose nei prossimi anni. Sicuramente una scuola Genova di vita, sì. Poi so, guarda, io ho dei ricordi belli quanto dolorosi di questa città, perché è una città che non lascia troppo spazio a proprio respiro a sogni, no? Da realizzare, però poi insomma, è una città a cui sono fortemente legato ancora oggi, dai, figo.